Quest'anno siamo partiti per tempo, memori dell'esperienza dell'anno scorso, e lo facciamo grazie al progetto presentato dalla Società di San Giovanni Battista, che è poi l'organizzatrice dei fuochi. Firenze, come lo scorso anno, non voleva correre il rischio, poi scongiurato, di una festa di San Giovanni, patrono della città, senza i tradizionali fuochi. Lo spettacolo pirotecnico, infatti, ha un costo oneroso e così il Comune torna con la Società di San Giovanni Battista Onlus a batter cassa e lancia un appello per raccogliere 100.000 euro perché la festa si trasformi in un evento indimenticabile. Tra le novità di quest'anno, la possibilità di dedicare a chi si ama un minuto di fuochi d'artificio nella notte più bella per i fiorentini, quella del 24 giugno. Abbiamo davanti a noi un mese di iniziative, manifestazioni, progetti, feste che ci accompagneranno fino al giorno del Santo Patrono, al 24 giugno. Ma la cosa più interessante è questo progetto di crowdfunding, ovvero un modo per raccogliere un sostegno economico da tutti coloro che amano Firenze e amano i fuochi, attraverso un meccanismo molto semplice di internet. È un modo per contribuire al successo dei fuochi con qualunque tipo di contributo, può essere piccolo o grande, ciò che conta è che lo si faccia con il cuore, con amore, con convinzione, perché soltanto così possiamo tutti insieme essere orgogliosi, felici di questi fuochi. Dunque un appello a tutti coloro che ci guardano e ci ascoltano: sostenete i fuochi di San Giovanni perché siano il culmine di una festa che durerà questa volta un mese intero per il nostro Santo Patrono.